Oggi Felice Tovazzi torna nella sua carpiera. Sì, torna alla sua carpiera con una piccola pietra d'inciampo, un inciampo per la nostra indifferenza, che ci possa ricordare che qui hanno lavorato persone che hanno sognato, hanno desiderato, hanno lottato. Felice Tovazzi ha lottato e ha sacrificato la sua vita per degli ideali, ideali che oggi noi sfruttiamo senza rendersene conto, e grazie a questi uomini che oggi viviamo in un sistema democratico. E in quei tempi era impensabile probabilmente ed era anche molto rischioso. Ricordo che il piccolo arsenale della cartiera era composto da 24 moschetti, un po' poco per pensare a una rivoluzione, per pensare a un'insurrezione. Però queste persone hanno coltivato la loro coscienza e noi con questa piccola pietra d'inciampo tentiamo di coltivare la nostra. È importante ovviamente sia perché siamo nel giorno della memoria e Felice Tovazzi, deportato politico, è morto a Flossenbürg e quindi appartiene pienamente a questa storia, ma in più c'è questo tratto, diciamo, dell'esperienza operaia assolutamente minoritaria nella città di Mantova, e il fatto che Tovazzi sia stato un personaggio centrale nell'organizzazione della resistenza. Sì, sono venuto l'altro giorno con i miei ragazzi della parte edile, diciamo, proprio per scegliere il posto qui all'ingresso davanti ai tornelli. Questo perché questo è un luogo simbolo, diciamo, l'edificio qui della mensa. Sappiamo che è sempre stato un po' il luogo della forza lavoro della cartiera, ecco. E l'ingresso e i tornelli simboleggiano un po' l'ingresso al lavoro che tutti i giorni dipendenti e dirigenti o operai impiegati tutti fanno per recarsi al lavoro, e che faceva anche Felice Tovazzi tutti i giorni. E proprio da quei tornelli l'hanno fatto uscire di forza, no? Quindi per me era il posto giusto, che io ho ritenuto importante perché appunto rappresenta una storia, la storia, un pezzo importante della storia d'Italia, ma anche di Mantova e di questa cartiera. Ormai sono passati molti anni dalla guerra, da quei terribili eventi, però è molto importante che tutta la società si impegni affinché non possa mai più accadere qualcosa di neanche lontanamente simile, insomma.